Ragazzi, buongiorno. Sono le 7:31 di martedì 13 luglio. La temperatura esterna è di 23 gradi, caldo, afoso, però il tempo è destinato a cambiare perché le previsioni dicono che da stasera, stanotte dovrebbe arrivare qualche pioggia a mitigare un po' questa calura. E infatti le previsioni per domani dicono minima 15, massima 25, il che è molto accettabile. Aperta e chiusa parentesi. Sono qui, come potete vedere, davanti al grande fiume, il fiume Po. E questa mattina vorrei un attimo parlarvi di lui. Adesso l'immagine è fissa, ho trovato un bel posticino, tranquillo, e ho messo la mia DJ Pocket sul cavallettino. Poi ovviamente vi farò vedere un po' di immagini del grande fiume visto dall'alto per quello che posso, perché non è semplice col drone, perché l'acqua riflette sui sensori e a volte è capitato di trovare droni, cioè di non trovare droni perché appunto caduti in acqua. Vabbè, questo è un altro discorso. Il fiume Po è il più lungo fiume italiano, misura 652 km e ha una portata media di 1500 metri cubi al secondo. Ovviamente adesso siamo in una stagione che piove poco e di conseguenza è molto basso, tant'è che ci sono delle secche, dei punti di secca dove veramente si può rischiare di attraversare da una parte all'altra perché è veramente molto ma molto molto basso. Questo che vedete è il ponte di Viadana, che collega la provincia di Mantova a quella di Reggio Emilia. Ce ne sono tantissimi altri, ovviamente, che lo attraversano. Un altro qua in zona, per esempio, è il ponte di Guastalla, che anche lui va dalla provincia di Mantova a quella di Reggio Emilia. Il fiume Po, come ben sapete, nasce sul Monviso, in Piemonte, esattamente a 2200 metri. E nel suo corso attraversa quattro regioni, partendo da Piemonte per poi passare in Lombardia, Emilia-Romagna e finendo in Veneto, sfocia nel Mar Adriatico. Ha una sorgente a delta, infatti si chiama il Delta del Po, famosissimo. E nel suo corso passa svariate province, adesso tanto per citarne alcune, vabbè, ovviamente Torino, poi credo che passi anche per Alessandria, poi quando arrivi in Lombardia fa sicuramente Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, poi scende giù fa Parma, Reggio Emilia, Piacenza, e poi quando arrivi in Veneto credo che faccia Ferrara e Rovigo. Il fiume Po ha tantissimi affluenti, adesso ve ne cito alcuni, forse quelli più conosciuti. Cioè se per esempio c'è il fiume Mingherlino, quello ecco non è un affluente conosciuto. Quelli più noti sono, mi viene in mente la Dora Baltea, mi viene in mente la Dora Riparia. Mi viene in mente il Panaro, giusto. E poi, vabbè, il Taro, il Mincio, l'Adda, questi sono alcuni dei fiumi più importanti. Il fiume Po credo che abbia anche il bacino idrografico, scusate, più esteso, con 71.000 metri quadrati, e anche quello con la maggior portata alla foce. Questo è un numero che purtroppo non ricordo. È il quinto fiume europeo per portata media. Viene
viene solo dopo il Danubio e il Reno, per dire, quindi è un fiume molto 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 importante. Le sue acque sono ovviamente molto molto sporche. Quando ci sono state le piene, ricordo di ammassi di alberi che poi guardate, secondo me se ingrandite un attimo l'immagine, là sulle campate, sui piloni del ponte, potete tranquillamente vederli perché ne sono rimasti tantissimi. E infatti questo ponte qua doveva essere, diciamo, pulito, rifatto un attimo, perché forse è uno dei ponti più vecchi che abbiamo che attraversa il fiume, e quei detriti appoggiati là con la pressione dell'acqua che scende, secondo me non sono proprio tra i più sicuri. Vabbè, comunque, niente. Anche questo è un altro discorso. Il fiume Po può annoverare tantissime piene importanti. Ovviamente sono concentrate nella stagione autunnale, erano perlomeno concentrate nella stagione autunnale, che per notorietà è la stagione più piovosa. Quindi sì, ci sono state tantissime piene. Del 1994, per esempio, mi ricordo che è piovuto per quasi un mese filato. Io ero un ragazzino, avevo 16 anni, ma mi ricordo che aveva cominciato a piovere forse in ottobre, ma sì, fine ottobre, inizio novembre, aveva cominciato a piovere, ma ne era venuto giù, che ne era venuto giù una caterva. Si diceva che lassù in Piemonte avesse raggiunto una portata di 11.000 metri cubi al secondo, 11.000 metri cubi al secondo, cioè una roba che è gonfio, che esplode. E questa portata era, secondo me, paragonabile a quella registrata giù a valle, nel Polesine. Poi un'altra piena importante è stata quella del 2000, anche lì, secondo me, abbiamo raggiunto livelli di portata massima allucinanti. Ce ne sono state altre, una secondo me tra l'altro nel 2018, però lì eravamo forse in primavera o comunque inverno inoltrato. Sì, era un periodo un po' strano per il fiume, e anche lì era venuto giù tanta, però quelle più, diciamo, dove si sono registrati anche i livelli di altezza massima sono stati del 94 e sicuramente del 2000. E niente, questo è quello che io vi posso dire che so del fiume Po. Vi faccio una rapida panoramica. Questo è il grande fiume, e che solo chi ci abita nelle immediate vicinanze conosce, diciamo rispetta, e comunque, come tutti quelli che abitano a ridosso dei fiumi, mari importanti, hanno imparato a conviverci.